2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prova. Prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un 2 3 4 5 prova. Dovresti vedere 1 2 3 4. Prova, prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Va bene? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Guarda i livelli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ci siamo? Ci siamo così? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Va bene? Se non dicono niente, va bene. Ah, tutti per me, grazie, come siete gentili. Un ragazzo l'ha messo qua e poi è andato, non ho capito, è vuoto perché sicuramente dovranno mettere qualche cosa, arriverà, certo. Thank you.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Prova 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova, prova, microfono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Palazzo della Regione, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova, 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 va bene così, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova, 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 prova. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vediamo un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, il microfono è qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prova microfono, Rai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova, 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 prova. Prova 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ci siamo? 1, 2, 3, ancora? 1, 2, ok. Male che era. Ecco qua, un'altra volta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova microfono, prova, 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 importante il livello d'uscita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siamo qui dal Palazzo della Regione per la conferenza stampa, se vi va bene così. 1, 2, 3, ok. Scusate, al momento in cui vi siete accreditati qualcuno dovrebbe aver lasciato una borsa contenente un cavalletto. Non vi serve? La lasciamo lì? Ok, grazie. Thank you.
Colleghi, scusate, intanto che ci predisponiamo per la conferenza stampa, qualcuno aveva esigenza di collegarsi alla rete Wi-Fi, abbiamo attivato immediatamente il collegamento, potete selezionare tra le vostre reti quella che si chiama eventi@rl, e la password da utilizzare è coronavirus con la C maiuscola. Possiamo sederci. Quindi allora faccio. Dove sei? Prima io, quindi? Sì. Ok. E poi il presidente. Sì, sì. Poi io poi mi sposto. Non ti preoccupare. No, vabbè, l'abbiamo fatto perché almeno siete.
Mi metto uno vicini più tardi. Sì. Grazie, se ci accomodiamo per favore. Grazie, per favore. Buongiorno. Buongiorno. Allora, questa conferenza stampa ovviamente è stata convocata per fare punto della situazione sulla notizia che conoscete. Al tavolo abbiamo alla mia destra la dottoressa Maria Gramegna, dirigente del settore welfare, Luigi Cagliazzo, direttore generale dell'assessorato welfare, l'assessore Giulio Gallera, assessore al welfare, il presidente Attilio Fontana e Pietro Foroni, assessore alla protezione civile. Darei subito la parola a Giulio Gallera per appunto inquadrare la situazione e darci le ultime notizie sull'evoluzione della vicenda. Grazie. Sì, buongiorno a tutti. Abbiamo ritenuto assolutamente opportuno fare un primo momento di comunicazione stampa a cui seguirà oggi pomeriggio un ulteriore momento con il ministro Speranza e con il direttore della protezione civile Borrelli, che stanno arrivando su per una riunione con il presidente e con noi, per fare un po' il punto rispetto a quello che è emerso. Cioè, ieri alle 21 abbiamo avuto la conferma di un primo caso di coronavirus all'ospedale di Codogno, su un cittadino italiano di 38 anni. Ci siamo mossi immediatamente, si è, su input del presidente Fontana, istituita una cabina di regia che si è trovata da ieri sera alle 10 fino alle 2 di notte, poi ha ripreso dalle 7 di questa mattina a lavorare in costante collegamento con il collega Foroni, e abbiamo da subito cercato di individuare quali erano i contatti di questa persona, di ricostruire il suo percorso. Avete visto, questa persona ha iniziato a manifestare i primi sintomi il giorno 15, si è recato al pronto soccorso di Codogno il giorno 18, aveva però uno stato febbrile, è stato alcune ore in pronto soccorso ed è stato rimandato a casa, e dopo alcune ore lo stato è peggiorato e quindi è tornato al pronto soccorso. A quel punto è stato ricoverato, la sua situazione è degenerata velocemente e ad un certo punto, quando è stato portato in terapia intensiva, solo in quel momento, di fronte alle insistenti domande degli anestesisti, la moglie ha ricordato che nei primi di febbraio ha avuto più incontri con un suo amico che tornava da un viaggio, che era stato in Cina ed era tornato precedentemente da un viaggio in Cina. Da lì abbiamo fatto quindi i tamponi ed abbiamo avuto la conferma. Abbiamo subito recuperato anche questo paziente, questo caso indice, come in qualche modo si suol dire, che era la persona che era tornata dalla Cina il 21 di gennaio. Questa persona è al sacco in questo momento, gli abbiamo fatto subito i controlli, stiamo aspettando, però è una persona che sta bene, che in tutto questo periodo non ha mai lamentato, salvo una leggerissima febbre un giorno, ma un dato estremamente trascurabile, quindi una persona che stava bene e sta bene. Nel corso abbiamo quindi individuato e fatto una ricognizione, come si dice, schedato, abbiamo iniziato a fare i tamponi a 150 tra operatori sanitari, medici, parenti stretti di questa persona, e abbiamo tra i parenti stretti di questa persona la moglie che è risultata anch'essa positiva al coronavirus, anche se le sue condizioni in questo momento sono positive. Ieri sera è emerso un terzo caso di una persona che è stata portata autoambulanza sempre all'ospedale di Codogno
Codogno con una polmonite che è emerso essere coronavirus, e che era, diciamo, una persona che condivideva delle attività sportive con il nostro paziente 1, quindi avevano un contatto diretto e per questo ha avuto questo risultato positivo. Quindi evidentemente stiamo lavorando nel individuare e selezionare tutti i contatti diretti di queste persone. È chiaro che a fronte di questo e dei tamponi che abbiamo iniziato a fare, che ahimè in queste ore hanno portato a evidenziare ulteriori 3 casi, quindi siamo a 6 casi di positività sul coronavirus, noi abbiamo d'intesa e in un costante contatto con il direttore Borrelli, con cui appunto ci siamo sentiti costantemente durante la notte, e il ministro Speranza, che ha sentito più volte il presidente, il sottoscritto, con cui c'è una stretta collaborazione. Abbiamo fatto una riunione operativa anche stamattina alle 9. Abbiamo in questo momento ritenuto di invitare la popolazione dei comuni di Codogno, di Castiglione d'Adda, di Casal Pusterlengo a rimanere nelle proprie case, in via assolutamente precauzionale in questo momento. I altri 2 casi simili, che sono quelli avvenuti in Germania e in Francia, dove ben ricordate ci sono stati numeri, in un caso 16 casi positivi, nell'altro 10, il circoscrivere, invitando a evitare in qualche modo una vita sociale attiva e quindi rimanendo nel proprio domicilio, ha portato a in qualche modo evitare una diffusione, quindi è stato questo particolarmente positivo. E quindi sulla base anche di questi elementi si è ritenuto di invitare la popolazione a rimanere al proprio domicilio in maniera volontaria. Il ministro ha appena firmato 2 ordinanze. È chiaro che i contatti diretti verranno invece messi in quarantena obbligatoria. Questo, ricordiamolo, può essere fatto o al loro domicilio, per chi ha una stanza e un bagno che può usare in maniera riservata, e un domicilio che consente a altre persone che eventualmente abitano lì di essere non così a stretto contatto, e poi quando esce dalla propria camera deve avere la mascherina, i guanti, e usare quando si muove nel proprio bagno del materiale disinfettante. Qualora la persona non voglia, diciamo, adottare questo sistema di isolamento domiciliare, oppure non ne abbia le possibilità, stiamo approntando, d'intesa con il prefetto che oggi era a Roma e che ci sta raggiungendo anche lui, si stanno individuando, e su questo è molto attivo l'assessore Foroni, anche un luogo che possa avere le caratteristiche, quindi deve avere delle stanze singole con dei bagni singoli, e quindi evidentemente oggi una struttura ospedaliera non ha la possibilità, non ha le condizioni idonee per fare questo, ma evidentemente la troveremo. Abbiamo già iniziato stamattina a lavorare subito con tutti i dipendenti dell'azienda dove lavora il paziente 1, li abbiamo individuati tutti, stiamo iniziando a fare i tamponi. Il messaggio che diamo a tutti è di rimanere, a chi abita in questi domicili, di rimanere a casa. Il pronto soccorso di Codogno è stato chiuso ieri in via precauzionale, abbiamo sospeso le attività chirurgiche d'elezione, mentre il resto del presidio per ora, voglio dire, svolge le sue attività. Chiediamo di rimanere al proprio domicilio, e qualora sia stato in contatto con uno di questi casi, oppure si manifestino dei sintomi, di chiamare l'112. Noi manderemo a casa il personale a fare i tamponi. Abbiamo già attivato 4 squadre che andranno direttamente a fare i tamponi, e nell'arco di qualche ora telefoneranno a chi ha subito il tampone per riscontrare i risultati. Quindi abbiamo un sistema che si è mosso con una tempestività, come immaginate, come vedete sono passate circa 15 ore, assoluta, di grande prontezza, grande efficacia. Io ringrazio veramente tutti l'apparato, sia della Direzione Generale, l'ATS che è in primo piano, le nostre SST, Areu, perché l'efficienza che hanno dimostrato anche ieri sera fino alle 3 di notte a chiamare per capire chi erano i contatti diretti, quindi una grande prova di efficacia. Il sistema è prontissimo, sta dando una grande evidenza della propria capacità. È chiaro che è una situazione estremamente nuova, è un aumento di un livello
di guardia che è particolare per il nostro Paese, lo stiamo gestendo in grande sintonia con tutti i livelli istituzionali, invitiamo alla calma, alla tranquillità, alla serenità rispetto alla capacità e efficacia del nostro sistema sanitario e a una condivisione complessiva di riflessioni sulle strategie da adottare. Mi sembra che abbiamo detto tutto quello che le informazioni tecniche. Un attimo solo, per favore. Diamo magari adesso la parola al Presidente e all'Assessore Foroni e poi dopo rispondiamo a tutte le nostre domande. Esattamente, Assessore Foroni, in costante collegamento con il responsabile della Protezione Civile. Ci sono, no, state qua, non toccate nulla. Cioè, ci spostiamo noi. Segue per la diretta streaming. Assessore Foroni, assessore alla Protezione Civile che è in costante collegamento col dottor Borrelli. No. Sì, ma io non ho molto da aggiungere rispetto a quello che già l'assessore Gallera in maniera molto compiuta ha riassunto. Diciamo che la sala operativa della Protezione Civile regionale si è immediatamente attivata da subito ed è attiva da qui fino a per tutta la gestione dell'emergenza. Siamo in strettissimo contatto con la Protezione Civile a livello nazionale e siamo pronti per qualsiasi evenienza, per qualsiasi necessità che dovesse esserci a supporto naturalmente dell'attività sanitaria, perché chiaramente in questo caso la priorità è l'attività sanitaria, la Protezione Civile gioca un ruolo chiaramente di supporto. Come diceva l'assessore Gallera prima, si stanno anche verificando strutture idonee al fine di ospitare eventuali quarantene, stiamo verificando tutta una serie di strutture civili, altro tipo di strutture anche militari o ex militari. Stamattina ho avuto un colloquio con il Ministro della Difesa Guerini, diciamo che in questo momento da questo punto di vista tutto sotto controllo e naturalmente siamo pronti per ogni evenienza. Io naturalmente vengo da quelle parti, vengo da Lodi, quindi ho una particolare attenzione, vedo il giornalista, il cittadino che, di Lodi, che abbiamo naturalmente, c'è una particolare attenzione e propensione anche particolare personale relativamente a quelle situazioni. Stiamo in strettissimo coordinamento, oltre con la prefettura di Lodi, anche con i sindaci di Codogno, Castiglione d'Adda e Casal Pusterlengo, che peraltro sono adesso in questo momento presenti in sala operativa qua presso gli uffici del mio assessorato, e stiamo verificando quali azioni coordinate assumere relativamente alle scuole, esercizi pubblici, eccetera, eccetera. Come diceva l'assessore Gallera,